uomini e donne, dubbi e sospetti sulla veridicità del trono di Niluphar Dati? Arrivano nuove importanti news su uno dei troni più chiacchierati di uomini e donne. Ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo in questi giorni al trono classico di uomini e donne. I telespettatori sapranno benissimo che, in questo momento, i tronisti sono quattro, ovvero Nicolò Brigante, Sara Affifella, Mariano Catanzaro e Niluphar Dati. Mentre ad oggi i primi tre continuano i loro troni in completa tranquillità o quasi, la stessa cosa non si può dire per l'ultima citata. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo attorno al trono di Niluphar. Un trono pieno di critiche. Da diversi mesi a questa parte Niluphar Dati è diventata una delle protagoniste più discusse e più criticate di uomini e donne, insieme alla sua collega Sara Affifella. Le due giovani, infatti, in brevissimo tempo, hanno dato vita a due troni strettamente legati gli uni agli altri a causa della presenza in studio del corteggiatore Lorenzo Riccardi. Niluphar e Sara, infatti, da settimane, si contendono in studio le attenzioni del giovane milanese, portando avanti così un triangolo, che è finito ben presto per annoiare tutto i telespettatori dello show. Oltre a questo, molti fans del programma di Maria De Filippi, in queste ore, stanno muovendo accuse e pesanti critiche soprattutto al trono della Dati e non solo per colpa di Lorenzo. Le accuse dei fans e dei followers. Da un paio di settimane a questa parte, per il trono di Niluphar Dati, si è aggiunto un nuovo protagonista nel ruolo di corteggiatore. Stiamo parlando di un giovane concittadino della tronista napoletana, Stefano Guglielmini. Proprio la presenza di quest'ultimo ha fatto scoppiare un vero e proprio caso attorno a Niluphar e ad un suo presunto accordo con lui. La tronista, infatti, è stata accusata da molti fan dello show di aver già conosciuto in anticipo Stefano e di essersi messa d'accordo con lui in vista di una sua scelta futura. Inoltre, la napoletana è stata accusata anche di essere una persona materialista, interessata soltanto al denaro. Denaro di cui sembrano avere in abbondanza i suoi due corteggiatori preferiti, il sopracitato Guglielmini e Nicolò Ferrari. Oltre a questo, a fare arrabbiare notevolmente i followers, è stato anche l'atteggiamento delle migliori amiche di Niluphar che, da diversi giorni, non fanno altro che esaltare e sostenere l'operato in esterna di Stefano con Niluphar, senza che ancora le loro esterne siano state trasmesse in televisione. Che cosa accadrà nei prossimi giorni? Dubbi e sospetti si materializzeranno?